Ok, sicuramente una delle cose che dà nell'occhio in questo momento è il fatto che io sia in un super grand'angolo. Questo ti consente appunto nei vlog di avere una visione periferica di quello che ci circonda, quindi in questo caso due punti laterali che non sono male. Poi se insieme a questo aggiungiamo un cavalletto o un tripod per avere maggiore grip sulla presa del nostro device, comunque vi metterò tutti i link in descrizione dei prodotti che parlo oggi. Quindi è un kit compreso di 7 lenti, uno per ogni tipologia di effetto diverso. Ok, un'altra lente che sicuramente sto apprezzando in questo momento è l'obiettivo 2x, che ci consente di essere molto più ingranditi, molto più zoomati verso il fondo. Scusate l'errore, continuo a dire obiettivo, ma in realtà si parla di lente aggiuntiva 2x, che ci consente appunto di essere molto zoomati, quindi di fare riprese molto ravvicinate rispetto al soggetto, anche stando a una distanza veramente notevole. In questo momento sto allungando il tripod e comunque sia mi dovrete vedere abbastanza vicino in teoria. Poi appunto una cosa bella appunto che se avessimo due dispositivi comunque con un'ottima fotocamera, non tutti hanno due dispositivi a casa giustamente, potremmo alternare appunto quella cosa che vi dicevo prima, appunto zoom, quindi immagine piana sul soggetto e magari un'altra visione grandangolare sull'esterno. Come vi dicevo appunto, ci sono molte cose che si notano di questa cosa, ovvero il fatto che gli obiettivi siano costruiti completamente in metallo e non in plastiche brutte come altri obiettivi provati in precedenza su un altro canale, è una cosa veramente veramente ottima. Il fatto che abbiano dei copri obiettivi esattamente come questo ci consente di non graffiare nemmeno l'ottica della lente, ma di tenerla sempre pulita e sempre appunto a posto e pronta all'utilizzo, senza rischiare di incombere in graffi che sono veramente fastidiosi. Un'altra cosa che salta all'occhio sicuramente è la pesantezza dell'obiettivo, che si sente che è costruito veramente molto molto bene, e tanti altri piccoli fattori che comunque rispetto ad altri obiettivi che ho provato in precedenza, vi lascerò il link in descrizione perché era non solo su questo canale ma sul mio vecchio canale di gaming, che comunque anche lì ho iniziato ad approcciarmi alla tecnologia e a vari accessori per telefono in particolare, e si sentiva che non erano molto molto ottimi. Intanto è passata una macchina adesso e c'è un casino della Madonna. Appena ci arriva si presenta subito in una custodia rigida che ci consente di ammortizzare i colpi quando la portiamo per esempio nello zaino o in qualsiasi altra borsa, in modo tale da proteggere completamente le lenti, e dentro appunto ci sono tutte le nostre 7 lenti che abbiamo a disposizione per vari scatti e varie scene di video. Io personalmente ne utilizzo più che altro 2 che vi ho mostrato in questo video, ma ne abbiamo molteplici altre che vi farò vedere appena arrivo in studio. Un'altra cosa che sicuramente mi piace di questo kit è il fatto che la clip in cui utilizziamo per montare le lenti sul nostro dispositivo è rivestita di gomma sia nella parte delle lenti che nella parte dello schermo, quindi sulla parte del retro e sulla parte dello schermo appunto è rivestita di gomma, completamente in gomma, quindi non rischiamo in qualche modo di graffiare il nostro terminale. Thank you.
Ok, tecnicamente sono arrivato a casa, qua sentite un eco della Madonna, che è come l'ascensore. Non lo voglio. Meno male già giù. Bene. Beh, io direi di concludere qui, in questo piccolo tragitto. Scusa ancora per l'eco, ma sono in ascensore, appunto, vediamo come fanno contro luce, cioè con poca luce, non male, c'è un po' di rumore video, ma è normale. E ci vediamo in studio. Ok, vi posso è arrivato il momento se vi le posso consigliare oppure no. Faccio una premessa, di certo non le paragono con lenti di fascia nettamente superiore, queste qua costano 25-30 euro, però c'è da considerare che abbiamo 7 lenti per qualsiasi tipo di utilizzo. Non vi ho elencato anche le altre, ma abbiamo comunque una caleidoscopica per fare delle foto artistiche, comunque vi metterò sempre il link in descrizione, comunque trovate le foto su Instagram e le notate, vedete tipo la stessa immagine ripetuta svariate volte, appunto per creare un'immagine artistica. Abbiamo un fisheye che ci fa effetto bolla, bellina per magari alcune tipologie di foto che ho già utilizzato per alcune occasioni, appunto la lente polarizzata e la lente macro anche quella lì è molto molto bella. Magari vi metterò qua qualche scatto che ho fatto appunto con la macro su vari oggetti, quindi sta a voi decidere. Comunque io ve le straconsiglio, comunque sia vi ricordo che hanno una custodia bella bella robusta che potete maltrattare senza nessun problema. Arrivano, avete pure il panno per pulire le lenti, che io ho perso perché sono un genio, quindi io ho perso, però avrete pure quello, quindi vi aggiudicate tranquillamente obiettivi, quindi le lenti più il panno a 25-30 euro e ce ne avete 7, quindi potete fare qualsiasi tipo di ripresa, qualsiasi tipo di foto senza alcun particolare problema. Quindi straconsigliate, trovate il link qua sotto in descrizione e se acquistate con quel link darete una mano a sostenere il canale. Detto questo, io vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like, iscrivetevi ai social che trovate qua sotto in descrizione e noi ci si ribecca un prossimo video.